attimo i toni. Signore e signori, buonasera. Benvenuti al primo memorial di Calcetto dedicato al nostro amatissimo Marcello Agresta. Applauso per lui. Arriverà in cielo. Allora, questa è l'idea della 7P Sport Village per ricordarlo ad un anno dalla sua scomparsa. Un torneo di calcetto in memoria di questo nostro giovane concittadino, amato da tutti. Un ragazzo per bene, educato, buono e solare, che tanto ha amato la vita. Siamo qui insieme per ricordare, caro Marcello, la bella persona che sei, il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria e infine, ma non per importanza, la tua generosità e il tuo altruismo. Questa sera sarà semplicemente un ricordo commosso di noi tutti, dei tanti parenti e amici che hanno avuto l'onore di averti conosciuto. E questi ricordi, sono sicuro, saliranno in cielo da te a donarti innumerevoli abbracci. Tu, caro figlio, fratello, amico, hai insegnato a molti che nella vita è importante il gioco di squadra, che dobbiamo sempre aiutare i più deboli, ci hai insegnato il rispetto per gli altri, ci hai insegnato che l'amicizia è l'arma più potente che si possa usare per amare la vita ed il mondo. E cosa più importante, ma veramente la più importante di tutti, ci ha insegnato, caro Marcello, che i sentimenti vanno comunicati all'altro, poiché essi portano felicità e gioia. Regia. Le parole belle vogliono dette, non si devono tenere per sé. Perché una parola bella detta ti riempie il cuore di gioia e felicità a te e a chi ti circonda. Ti lascio una buona notte, mammina, ti voglio bene e mi mangi. Ci sentiamo domani. Chiederei ora alla mamma Angelina e al fratello Giuseppe di raggiungermi insieme alle massime autorità cittadine, il signor sindaco Alfonso Dattolo e il sacerdote Don Valerio. Pino, vieni. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, eccoci qua. Sindaco, partiamo da te. Una kermesse sportiva per ricordare Marcello,
un ragazzo che tu hai conosciuto bene. Ci vuoi parlare un attimo di questa tua conoscenza con lui? Ma Marcello è amico di tutti, diciamo, anche dei miei figli, è stato a casa mia tante volte, anche qualche berichinata nel periodo del Covid, devo dire, insomma, adesso le possiamo dire perché comunque siamo dei ragazzi meravigliosi, quelli che l'accompagnano qui stasera, quelli che sono fuori, che non possono venire, che sicuramente verranno nei prossimi giorni a seguire le partite. E credo l'aspetto più importante che noi raccogliamo oggi è vedere anche nel calendario delle squadre gli amici di Strongoli, gli amici di Cutro, di Corazzo, di altre località, proprio per dire che il ragazzo si faceva amare e apprezzare da tutti con la sua semplicità, la sua bonomia un po' tipica, lo diceva ad Angelina, insomma, no? Il ragazzo è venuto bene, educato, però aveva qualcosa di suo, che è quello di rendere agevole il rapporto umano, quindi quella spontaneità e quella semplicità tipica di chi si sente subito in sintonia. E questo credo sia il quadro un po' che si può dire di Marcello. Ci mette insieme sempre, questo è il suo messaggio che arriva da suo, e lui riesce a superare i confini e degli scontri che ci possono essere tra persone. Il suo nome, credo, anche ringraziando la famiglia, gli zii, i cugini che quotidianamente lo ricordano, no Pino, con te e papà, con tua mamma e tuo papà, credo che ci sia non uno sforzo ma una semplicità da parte di tutti a ricordarlo. Io vado spesso al cimitero e vedo tanti giovani che vanno a fargli visita, insomma, io ho tra virgolette la fortuna di stare lì, ci sono i miei genitori, quindi Marcellino un po' più avanti, quindi allora noto un po' queste presenze silenziose, non di circostanza, a testimonianza di quanto il ragazzo era amato e lo è ancora. Cioè noi stasera qui ci rendiamo conto che dopo un anno il suo ricordo è sempre più vivo e più vivo che mai. Dicevo, il suo ricordo è più vivo che mai. Oggi la testimonianza è questa, come dire, ci ha chiamato un po' a raccolta, no? Grazie allo Sporting che organizza insieme alla famiglia questo torneo e a tutti gli amici che hanno, e alle squadre che partecipano, agli sponsor che sono qui, perché si vuole, come dire, costruire qualcosa nel nome di questo ragazzo. Noi, lo dicevo prima ad Angelina, il 17 quest'anno, nonostante il nostro Rocca Estate, abbiamo deciso di lasciarlo come una data di riflessione per i nostri ragazzi, perché si sentano un po', come dire, di trascorrerlo nell'assoluta tranquillità e nel ricordo di Marcellino, perché era un ragazzo, credo, che come si suol dire è qualcosa che ti brucia anche se non è un tuo parente, quindi questo è il ricordo più bello che lui ha lasciato da là sopra, credo che starà insomma osservando anche ridendo e dice ecco, nel mio nome li metto insieme, li faccio ridere di nuovo. Ciao Marcellino. Vero, vero. Don Valerio, invece qui la tua presenza per noi è molto importante, in quanto sei stato e lo sei una guida spirituale per tutti, quindi guida spirituale che dà i consigli giusti per affrontare soprattutto momenti di tristezza. Io stasera voglio dire che spesse volte ho sentito, non so se un filosofo, qualcuno che diceva che si può essere felicemente tristi oppure tristamente felici. Mi piace sicuramente, ecco, la prima frase. Mi piace dire essere felicemente tristi, perché la prima parola è sempre quella positiva. E Marcello, ecco, questa sera ci ha riunito qui nel segno della positività, dell'incontro,
Perché? Perché io in mezzo a tutta l'assemblea, in mezzo ai ragazzi, vedo non un'aria triste, ma un'aria felice. Marcello è qui con noi proprio nel segno della felicità, nel segno, ecco, di mettere insieme le nostre energie anche attraverso lo sport. Per cui, ecco, in questi giorni, queste partite, che cosa ci insegnano? Che cosa vi insegnano a voi ragazzi? Soprattutto, ecco, mi voglio rivolgere ai ragazzi, perché Marcello era un giovane. Quindi a voi giovani che cosa dico? Giocate bene la partita della vostra vita, perché la partita della vostra vita sicuramente ha senso non per fare gol, ma per centrare l'obiettivo. E qual è l'obiettivo? La vostra felicità, non una felicità di mondo, ma una felicità di valori, valori che Marcello custodiva e teneva sempre impressi, valori che Marcello non ha tenuto per sé nascosti, ma che ha saputo manifestare. Abbiamo ascoltato prima il messaggio che ha rivolto alla mamma Dicevo il messaggio che negli ultimi giorni ha rivolto alla mamma, qual è stato? Quello di non tenere per sé le cose belle, ma le cose belle vanno manifestate. Quindi ecco, io in questo giorno che cosa dico? Grazie Marcello, perché ancora una volta ci hai fatto incontrare, ci hai fatto fare comunione, ci hai riuniti, ci hai chiamati da tutti i popoli. Dicevo, Marcello questa sera ci ha fatto riunire, ci ha fatto incontrare. Ci ha chiamati. Ci ha chiamati perché? Perché ha qualcosa da dirci. E qual è questo qualcosa da dirci? Essere felici. Siamo qui perché? Perché siamo felici. Nel suo nome e anche nel nome di Gesù. Quindi cosa dico a voi giovani ancora? Sognate, perché Marcello sapeva sognare. Grazie mille a Don Valerio e al signor Sindaco per questi interventi. Ovviamente la mamma, la famiglia tenevano molto alla vostra presenza questa sera. Grazie mille. Ora, intanto in schieratura con veramente la foto di Marcello, che è sempre più presente con noi, chiederei ad Angelina e a Giuseppe. Allora, perdonatemi, io devo stare da questa parte purtroppo perché il microfono senza fili è andato.
Allora, dicevo che in realtà in questo momento vorremmo fare due cose che rappresentano e soprattutto simboleggiano le abitudini e gli atteggiamenti avuti da Marcello in questa vita. Allora, uno, la prima cosa è regalare un mazzo di fiori alla mamma Angelina, prego. Appunto in ricordo del grande amore che Marcello ha avuto per la sua mamma e come simbolo della sua gentilezza, raffinatezza ed eleganza. Qui l'associazione dà questi fiori proprio in simbolo, Angelina, come se te li stesse consegnando Marcello stesso, lui è qui con noi. Altra cosa che vorremmo fare è aprire una bottiglia, sempre in ricordo del fatto che lui amava fare festa. Molti suoi amici hanno vissuto con lui questo gesto ricorrente in feste varie e serate in locali diversi. E lo facciamo ovviamente sulle note di Heart of Gold, divenuta colonna sonora del tuo ricordo. Chiederei un altro applauso, ma forte. Allora, signori, come già detto e anche comunicato da Don Valerio, la morte ovviamente ci può insegnare a vivere la vita. Se ci permettiamo di osservarla al di là della paura, essa diviene una maestra. Ci insegna a non perdere il contatto con ciò che abbiamo ora, la vita, il nostro bene più prezioso. Voglio concludere il tuo ricordo, caro Marcello, con una frase celebre di un tuo ultimo post sui social, I Love My Life, dove ricordi a noi tutti che bisogna amare la vita finché Dio ci darà da vivere. Ebbene sì, Marcello, perché un giorno tutti noi ci rincontreremo e avremo modo di festeggiare il nostro incontro. Magari con questa musica che tu hai tanto amato. Grazie alla mamma, grazie a Giuseppe, grazie ai ragazzi, possiamo eventualmente uscire dal campo. Dedichiamo la nostra attenzione ora allo sport da sempre motore di aggregazione, lo sport come spirito di sacrificio, eccolo qui. A te Marcello.
Allora, dicevamo prima che dedichiamo appunto la nostra attenzione adesso al torneo stesso. Lo sport da sempre motore di aggregazione, come spirito di sacrificio e come unione di squadra per affrontare le piccole e grandi sfide della vita. Lo sport come mezzo di socializzazione. Prima di spiegare e cercare di capire come sarà svolta la manifestazione, vorrei ringraziare gli sponsor Bar L'Incontro di Dattolo Giovanni, Ottica Dattolo di Maria Stella Dattolo, Sapori del Neto di Fregale Nicola, Dacu di Dattolo Giovanni, Officina De Grazia Enzo, Aurora Idraulica. Dodici le squadre che vedremo in campo e si contenderanno la vittoria che presumibilmente sarà decretata in data 17 agosto 2023, giorno in cui Marcello ci ha lasciato. Le squadre sono Heart of Gold, New Billionaire, 7P Sport Village, Aurora Idraulica, Dacu, Amici di Cutro, Amici di Strongoli, Mastro, Metal Fair, Sapori del Neto e Lagani Car Center. No, ce n'è ancora una che è AGM Mazza. Ricordo che le squadre che stasera però giocheranno il turno, il primo incontro, sono Heart of Gold e Amici di Cutro. Allora, il torneo sarà così articolato. 27 partite sono i gironi di qualificazione ai quarti di finale. Ci saranno tre gironi da quattro squadre, terminati i quali le prime due squadre vincenti di ogni girone passeranno di diritto ai quarti di finale. Due delle terze classificate di ogni girone passeranno ai quarti di finale mediante calcolo delle differenze reti realizzate e subite. In caso di parità di punteggio tra le prime due squadre nel girone di qualificazione, verranno considerate sempre le differenze reti realizzate e subite. Le squadre sono composte da 10 calciatori cada una e la singola partita sarà giocata in due tempi da 25 minuti tra primo e secondo tempo. Regole insindacabili del torneo è: l'unico giocatore che potrà essere rimpiazzato extra squadra è il portiere. Non saranno ammessi giocatori non presenti nelle liste consegnate al momento del primo incontro. Per la disputa del singolo incontro sarà accettato al massimo un ritardo di 15-20 minuti. Come inserito nel regolamento generale, non si accetta, e questa è una delle cose più importanti ragazzi, anche perché arbitrerà una ragazza, per alcun motivo linguaggio volgare, razzista o discriminatorio, non consono al decoro e alla dignità professionale e agonistica. Ai trasgressori verrà applicato provvedimento disciplinare con gradi di giudizio applicato dal direttore di gara. A voi quindi, che siete i protagonisti principali di questa competizione, chiediamo la massima collaborazione nel rispetto delle regole. Questo ovviamente per tutti sarà il primo di una lunga serie di stagioni dedicate a Marcello. Per il primo memorial, col consenso della famiglia, della chiesa e del comune di Rocca di Neto, previa autorizzazione, sarà dedicato a Marcello un angolo all'esterno del santuario della Santa Vergine di Sette Porte, dove lui ha trascorso tante delle sue serate insieme ai suoi amici. Ragion per cui verrà a breve piantato, sempre previa autorizzazione, un salice piangente con annesse aiuole e panchine, dove ai piedi dell'albero sarà fissa una targa in onore del nostro caro Marcello e i nomi dei vincitori del torneo, ai quali inizialmente si era pensato di assegnare un viaggio all'estero, ma considerato il fatto che in questa prima kermesse non è stato assegnato il limite della maggiore età tra i partecipanti, l'organizzazione del torneo non si è potuta assumere questa responsabilità.
Pertanto, auspicando ad un'organizzazione più dettagliata, è stato rimandato l'assegnazione di questo ambito premio al prossimo anno in vista del secondo memorial. L'obiettivo principale dell'organizzazione tutta, che ha deciso di promuovere questo ambito premio, è voler materializzare uno dei sogni più grandi di Marcello, viaggiare. Signore e signori, vorrei davvero ringraziare voi tutti, uno a uno, per la partecipazione condivisa, familiari, parenti, amici, conoscenti, la 7P Sport Village per l'impegno profuso. Ringrazio le autorità, il signor sindaco, Don Valerio, tutta l'organizzazione, la mamma Angelina, il papà Rosario, che ovviamente c'è, il fratello Giuseppe e chi più? Nicola Milano, che sta espletando riprese in diretta sui vari social, soprattutto su Facebook con noi di Roccadineto, Gianfranco Iannuzzi, che è alla console, e soprattutto per tanto 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 impegno il titolare della 7P Sport Village, Salvatore Fragale. Signori, abbia inizio il torneo. Grazie a tutti. Nelle note di Heart of Gold, Don Valerio ovviamente farà una benedizione proprio del torneo in generale. Non lo faccio la